Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti con la parte numero 30 della nostra guida Pokémon Bianco 2. Ci ritroviamo nella fossa gigante. Qua, se vi ricordate, c'erano queste due reclute. Eccolo qua, forse è ora di dare una bella lezione a quei furfanti. Dai, andiamo, finalmente abbiamo una mossa anche noi. Oh, perfetto, se ne stanno andando, quindi avanzeremo. Oh, perfetto. Dai, su, fateci combattere, fateci andare avanti. Dai. Dai, non mi interessa. Ok, grazie. Ah, via. Usiamo forza. Boom, vai. E fammi andare a vedere che c'è qua. Niente, non c'è niente. Qua, sì. Qua ci sarà uno strumento, un pezzo stella. Poi, qua c'è uno strumento. Prenderlo, che è un repellente max, questo ci fa comodo. Poi qua una roccia, non c'è niente. Qua giù Bisù psico. Ah, ok, questi non fanno la guardia, quindi qui non c'è niente, qui niente, qui un ultra ball. Perfetto, hanno trovato un sacco di strumenti, pezzi stella. Qua niente, qui niente, qui niente. Perfetto, non c'è niente. Questo si mette qua giù. Ci deve essere qualcosa qua, no? Qua c'è un altro strumento che andremo a prendere. Perfetto, e dopo scenderemo giù. Sì, Marimba Maiala. Borsa. Repellente Max. Ok. Via. No, ci vado perché tanto sarà un Pokémon sicuramente noioso. Allora, vediamo un po' che strumento sarà questo, eh. Gelo raggio. Tanta lana questa. Tanta lana per tutti. Allora, gelo raggio verrà insegnato immediatamente, perché gelo raggio mi può essere utilissimo. Agellicent ovviamente, perché nessuno altro può apprendere. Toglieremo più aggiudanza perché non mi serve. Vai. Ok, adesso abbiamo anche l'MT di gelo raggio e questa cosa può essere molto utile, sì. Allora, torniamo giù. Andiamo di qua. Ok, e giù per le scale. Vediamo un po'. Tutti qui sono, ma che è? Vieni da questa parte. Aspetta un momento, vuole provare a parlare con i suoi vecchi compagni. Ah, sì, già, giusto, questo. Ross, ehi, ma quanto volevo. Ok, dai, tanto non. Cioè, bisogna combattere, dai. Avanti, su, dai, tanto non. Cioè, perdete per forza, dai. Le reclute, guarda, forti che sono. Vai, sì, bravo. Ora loro ci schiacciano, hanno detto. Vai, vediamo un po'. Che Pokémon hanno? Due. Weezing. Ah, solo uno. Io pensavo fosse una lotta doppia. Che botta. Siamo. Fammi vedere il gelo raggio. Perché poi 5 su 10? Che vuol dire 5 su 10? Non l'ho capita questa. E usiamo un surf. Bellissimo. Weezing è KO. Mach però lo vedo un po' più noioso, quindi metteremo Flygol, così almeno si fa anche presto, altrimenti ci si sta tutto il giorno. Usiamo Geoforza. Devastante. Mach, bellissimo Pokémon, dai. Ah, super efficace, ma ovviamente non lo abbatte del tutto. Altro Geoforza. Perfetto. Mach è distrutto. Oh, ok. Allora, che vuoi te? Ragazzi, come stanno i vostri Pokémon? Ecco per voi. Claudio ottiene revitalizzante Max. Buono. Grazie. Forse sono arrivati rinforzi. Perfetto. Vai. Qui i ragazzi si distruggono, si abbattono. Forza, al momento, voi andate avanti. E tu, Skumba, Pokémon che sta cercando nelle mani del Trio Oscuro. Parla con di quei vestiti da ninja. Perfetto. Allora, loro hanno il Pokémon. Scusate, un po' di fioca. Hanno il Pokémon di Skumbag. Io invece andrò a recuperare questo strumento che è un affilartigli. Buono. Ok, tanto ci pensate voi. Allora, per qua avevo letto che si trovavano. Una pietra lunare. Qualche Pokémon buono. Ora, io non so di chi Pokémon buoni siano
si stia parlando. Però ecco, sarei stato molto contento di trovare un Pokémon elettrico, comunque sia una cosa del genere, perché oh, ancora sulla nave. Ciao Scumbag, tu vai avanti, io intanto cerco di... Se trovi Purloin in oltre oscuro, avvisami immediatamente. Ok, alla ricerca del trioscuro. Qua su non c'è niente, sì, un altro repellente. Vediamo un po'. Andiamo giù di sotto. Riprendiamo il coso. Qua c'è Kyurem. Qua c'è la macchina, non possiamo distruggerla. Ovviamente. Sotto. Qua non c'è nessuno. Allora andiamo di qua. Oh, ecco la recluta che prima dormiva, adesso non c'è più. Lotta doppia, attenzione. Due contro una. Qui si va su un po' sul particolare, attenzione. Vediamo un po'. Oh, Trubbish e Scraggy, perfetto. Quindi credo che questa sia l'ultima lotta che faremo per oggi, perché qui ci si mette veramente 10 10.000 anni ci si mette. Gelo raggio su Scraggy. Anzi, facciamo così. Surf però becca tutti e due, eh? Tutti e tre, eh? Allora usiamo acqua di sale su Trubbish e fen di foglia su Scraggy, vai. Se almeno si fa anche prima. Dai, 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 dai. No, niente. Vabbè, acqua di sale non è che, ma sì, vabbè, un po' gli ha tolto. Usa nebbia. Sgranocchio, ovviamente tutte mosse super efficaci contro di me, ma questa è una particolarità ovvia. Dai, di nuovo la combinazione fen di foglia e acqua di sale. Perfetto. Uno e due, ok. Perfetto. Usa Golbat, quindi gelo raggio su Golbat e Whirlpid. Su Whirlpid useremo Coda Drago, almeno ce lo mandiamo via. Gelo raggio su Golbat. E Coda Drago su Whirlpid. Usa veleno dente, attenzione. Potrebbe essere super efficace. Ovviamente mi avvelenano il Pokémon. Che se è data 1 e 10. Era iper avvelenato, tra l'altro. E non avvelenato normale. Iper avvelenato. Rollo duro. Oh, tutti stanno attaccando Inox. Cioè, ma che cavolo c'avete? No, vediamo un po' chi ha messo. Oh, Scrafty, attenzione. Allora, probabilmente Inox non resisterà, cioè sarà difficile che faccia un altro attacco, però noi ci proviamo lo stesso con Coda Drago. ovviamente Inox viene abbattuto, quindi usiamo Gelo Raggio su Golbat che viene mandato KO. Sarà a livello 49 Jellicent, ottimo. E ovviamente ci abbattono i nostri due. Arroganza di Scrafty. Allora, andiamo Capitano Kid e Zoroark, che è a livello 42. 1. Ma che... Io non so che... Perché non possono fare come le vecchie versioni? Cioè, che sia tanto difficile, veramente, non ci credo. Capitano Kid. Garbodor e ovviamente Zoroark. Boom! Che ha la sua forma da lupo normale, perché oggi è normale. Allora usiamo Notte Sfessa su Scrafty e usiamo un fulmine su Scrafty, vai, proprio così. Attacchiamo tutti Scrafty, che ovviamente non gli facciamo niente, ma questo è dato a 1 e 10. Fango bomba, che bomba. Zoroark, che speriamo, ti pareva strano che usava calci in volo e ci prendeva. Quello era ovvio, come cosa era ovvio, eh. E poi mi aumenta di nuovo l'attacco, proprio pazzesco. Mandiamo Nami a questo punto, anche se forse aver messo Flygon era meglio, perché con Geoforce almeno abbatteva Garbodor, vabbè, però avevo bisogno di velocità. E la prepotenza almeno gli cala l'attacco sia a Scrafty che a Garbodor. Quindi usiamo un'onda calda, così prenderà entrambi. Usiamo un fulmine su Scrafty. Perfetto, Capitano Kid è velocissimo, ancora più veloce di Nami, tanta lana. Oh, perfetto, punti esperienza a go-go, usiamo onda calda. Probabilmente Zoroark, ho detto sì, no, ma ti pareva strano.
Probabilmente poi sì, Garbodor, Zoroark, ci sto pensando se sostituirlo oppure no, perché a livello 42 non mi riesce a allenarlo bene, quindi magari insomma una sostituzione magari potrebbe essere una cosa ideale, se avete anche un Pokémon in particolare che vi piace. Ora vediamo un po', dai. Usiamo Ondakada su Whirlpeed, che spero che lo mandi KO. Perfetto, brutto colpo tra l'altro. Oh, sarà a livello 49. E Capitano Kid a livello. No, già a livello 51. Ok, comunque sia, la parte numero 30 è terminata perché ci abbiamo messo molto con questi a cavolo di allenatori. Come al solito, vi dico: votate, commentate, iscrivetevi. Un ciao da S88. Ciao ragazzi.